Cecilia nel suo messaggio vocale che ci ha mandato. Lei ha detto una cosa importantissima, cioè spero che noi non dovremmo più fare i salvataggi in mare. Cioè, dietro questa frase qua si nasconde l'idea che in realtà anche noi facciamo parte del processo di privatizzazione del welfare. Infatti, secondo me, nel glossario la parola privatizzazione è importante che ci sia, perché si riesce a far riflettere su cosa vuol dire privatizzazione. Il fatto che un servizio pubblico diventi piano piano un più appannaggio pubblico, che cosa ci sta dietro la parola pubblico? Cioè, non solo è finanziato dal pubblico, ma è controllato dal pubblico ed è gestito dal pubblico, e questi tre elementi sono tre elementi separati, l'importante che rimangono separati, l'importante è che ci siano tutti e tre, perché altrimenti un sistema si allontana da essere universale, da essere finanziabile anche in perdita e tematiche di questo tipo. C'è un libro che ho letto di recente di una professoressa americana, si chiama Chiara Cordelli, il libro si chiama Privatocrazia, e descrive in 150 pagine molto bene questo processo che parte dalla frase della Thatcher, che ci hanno ricordato prima e arriva fino ad oggi, descrivendo molto bene tutti gli step di come l'Italia sia stato davvero un laboratorio in questo senso. Altri stati europei resistono di più a questo genere di cose, tipo la Francia ha una serie di scuole di alto livello di amministrazione pubblica, che è una cosa che in Italia non esiste, e ci sono anche delle norme di cui si sta discutendo. Ad esempio, insomma, a me è rimasto impressione che l'amministratore pubblico è poi obbligato a usufruire dei servizi che lui amministra, di cui lui fa parte della gestione. C'è tutta una serie di modi per far sì che il privato abbia vita più difficile nell'erogazione di servizi essenziali. E qui poi c'è la domanda: ma scusa, noi combattiamo per non esistere più? Come, cioè, è un orizzonte strano, no? È un orizzonte difficile dire combatto affinché io possa morire, tra virgolette. In realtà non è così. A, perché la battaglia è lunghissima, evidentemente, dal punto in cui siamo oggi al punto in cui la società non avrà bisogno, tra virgolette, di noi. E B, perché anche in quella situazione, come società civile, anche se noi ci immaginiamo che tutto quello che noi oggi facciamo in realtà in forma privata torni ad essere pubblico, non solo c'è spazio, ma ci sarà bisogno e necessità di una parte attiva della società civile che con un processo partecipato riesce a controllare, dare input, mostrare la via, criticare, fare resistenza, eccetera. Niente, volevo solo portare questo spunto sulla privatizzazione. Grazie. Grazie. Ci stiamo avviando verso la conclusione. C'era un intervento che dovrei fare a Spartaco in relazione alla questione che era stata posta, adesso non c'è più, ma c'è qualcun altro sicuramente può avere un interesse a questo, che è un corollario del come si rientra nei posti di lavoro attraverso il cibo, ad esempio. Allora, siccome ne avevo parlato anche in funzione di una chiacchiera sulle convenzioni possibili tra arci fuori mercato e così via, è giusto per dire che c'è una modalità anche tecnico-pratica che si può realizzare, e chiedevo a Spartaco appunto magari di presentarcela rapidamente, che ha a che vedere ovviamente con una fittina, una modalità in cui si può esplicare il rapporto con la formazione di SOS nel luogo di lavoro. Sì, faccio un piccolo inciso perché sennò si fa fatica a ripartire da qui e troppo alla discussione che è stata ampia, variegata e molto interessante. Riportando un attimino il senso, il ragionamento che poi ha dato vita a quello che è fuori mercato, di cui questo spazio è parte integrante e costitutiva. E cioè ragionare sui temi del cibo come elemento attraverso il quale si possano declinare tutti quelli che sono sostanzialmente i diritti fondamentali di una persona. Il ragionamento che ha fatto fuori mercato è stato: ma se noi partiamo dal cibo, sul cibo sostanzialmente si possono originare tutte le discussioni che poi rientrano a pieno titolo in una visione, in un dualismo nell'accezione a noi più cara, mutualismo con conflitto. Perché il cibo innanzitutto è come si produce, chi lo produce, quindi quali sono i diritti dei lavoratori, quali sono i diritti dei terreni che vengono utilizzati per la produzione di questo cibo,
Quali sono poi i diritti per l'utente finale, per il consumatore finale, di conoscere esattamente qual è la filiera che sta dietro alla produzione di questo cibo? E quindi sostanzialmente questi tre elementi vanno a saldarsi una discussione più generale che prevede innanzitutto che saltino alcuni ruoli storici definiti, cioè far saltare il presupposto per cui si debba ragionare tra chi produce, chi distribuisce e chi consuma. Quindi era uscire da quella che era una tripartizione abbastanza classica dal sistema mercantile in avanti, per ritornare, facendo un passo indietro, magari poi avanti, a ragionare di comunità. E quindi mettere il cibo al centro del ragionamento come un elemento dove praticare effettivamente un mutualismo conflittuale e in qualche modo legare tutta una serie di ragionamenti che storicamente si sono dati, ad esempio il movimento del gruppo di acquisto solidale in Italia e non solo, che nasce come primo tentativo di porsi alcuni temi su quello che poi è diventato consumo critico, e su come capire come attraverso questa ulteriore elaborazione riuscire a produrre un avanzamento sul piano delle prassi. Una delle modalità, noi siamo, almeno dentro fuori mercato, siamo un po' più bravi a sperimentare prassi che a fare grandissimi ragionamenti, nel senso che si parte dal presupposto che prima si pratica su quello si costruiscono le teorie. Una delle cose che noi abbiamo tentato di fare in questi anni, e a maggior ragione sembra venuto il momento anche di provare a sperimentare ancora più da presso dentro il ragionamento che si sta facendo, nella possibilità di costruire SOMS in ogni realtà produttiva possibilmente meno sfigata delle nostre, giusto per riprendere il sedicesimo di quello che si diceva stamattina, è anche quello di capire se è possibile, attraverso la riproposizione di uno schema che è stato funzionale e ha avuto un valore storico importante, che è quello del movimento dei gas in Italia, dei gruppi di acquisto solidale, se è possibile immaginare che sempre dentro il ragionamento che si sta facendo, dentro i circoli arci, in tutte le strutture che riusciamo a raggiungere direttamente o indirettamente, si possa proporre loro, cioè ai circoli arci in primis, ma in generale a tutte le realtà che attorno a quella che è la gamma di iniziative che i circoli arci sviluppano sul territorio, un'ipotesi di lavoro che preveda la possibilità di costituire, laddove sia possibile, in quei circoli un po' più strutturati, un po' più sensibili sul tema, una serie di gas informali. Cioè che ogni arci ovviamente ha una tensione, però nello specifico, che si possano dare la possibilità, tra tutte le varie iniziative su cui, che già gli arci statutariamente offrono, anche la possibilità di assumere e fare la propria parte rispetto al tema, che mi sembra abbastanza fondamentale, del consumo critico, cioè lo dico nell'accezione pubblicistica più nota. Perché noi pensiamo che se noi riuscissimo, dentro un ragionamento di mutualismo generale, anche ad arrivare a spiegare che mutualismo è anche la possibilità di circuitare prodotti che vengono da filiere mutualistiche e che sono rappresentativi di produzioni che rispondono esattamente a tutti quelli che sono i disciplinari di mutualismo che pratica il conflitto sui territori,
E guardate bene, usciamo dal concetto di greenwashing della GDO, del marchietto verde, anche del marchio bio, cioè parliamo di produzioni vere fatte da persone in carne ed ossa che attraverso la pratica dell'agroecologia invertono e rappresentano in positivo tutti gli aspetti che venivano citati prima: il diritto del lavoro, il diritto della tutela del territorio, il diritto per il consumatore finale non solo di avere un prodotto a filiera garantita, ma soprattutto di compartecipare, di coorganizzare, di cogestire questa filiera. Allora, se noi riuscissimo a lanciare questo altro tema, questo altro, diciamo, piccolo progetto di lavoro dentro quello più ampio del mutualismo che si sta sperimentando in Arci, e riuscissimo a interloquire e fare interloquire circoli Arci con quelle che sono, tra virgolette, le punte più avanzate delle pratiche di consumo critico che ci sono, forse riusciremo a fare un altro passaggio che è molto interessante, perché il tema che rimane un po' fuori da questa discussione, ma non perché è sottostimato, ma perché probabilmente il focus non è questo, ma che prima o poi io credo obtorto collo ci si troverà ad affrontare se il percorso che stiamo inaugurando va in quella direzione, è che ad esempio noi Arci, non tutte Arci, abbiamo un problema con la grande distribuzione organizzata, perché nei nostri circoli noi riproduciamo il sistema capitalista, punto, perché compriamo dalla grande distribuzione organizzata per tutta una serie di motivi che sappiamo, perché dobbiamo fare cassa, per comodità, per facilità di approvvigionamento, per tutte le ragioni comprensibili. Però questo è un tema che a questo punto, visto che ci stiamo in qualche modo assumendo una, come dire, una responsabilità storica importante in qualche modo riposizionare Arci sul terreno del conflitto sociale, questo è un po' il tema, questo pezzo fa parte a pieno titolo del conflitto sociale, cioè come contribuiamo noi in quella che è allo stato attuale in Italia, non solo insieme alla ripresa della produzione industriale bellica, il secondo tema in assoluto più negativo e più rappresentativo del sistema capitalistico è l'agroindustria. E quindi non possiamo, credo, sottrarci. Quindi la piccola proposta che noi cercheremo di avanzare con i tempi e i modi è quella di capire se si possano cominciare delle sperimentazioni. Noi tenteremo di farlo a Milano ovviamente, ma poi è possibile, laddove ce ne siano le condizioni, fare piccole sperimentazioni con circoli Arci disponibili e sensibili su questo tema, a capire se riusciamo a costituire quasi a specchio un progetto molto più grande, che sono quelle delle SOMS, nei luoghi di lavoro, ma anche questa piccola sperimentazione sul Arci, che si pone anche il problema del consumo critico in un'ottica a completamento del tema più mutualistico genera. Grazie. Aggiungo appunto che la modalità tecnica operativa